Vi ricordate lo scherzo che abbiamo fatto io e Vanessa d'Anastasia quando ci siamo finte la mamma di una sua compagna che continuava a piangere una volta uscita da scuola perché Anastasia le aveva detto qualcosa di brutto e quindi le chiedeva in maniera insistente di contattarla per far sì che Anastasia e sua figlia parlassero e si chiarissero? Bene, è giunto il momento di vendicarci e di fare lo scherzo a Vanessa. Se non ricordate lo scherzo che ho fatto ad Anastasia, andatelo a vedere, vi metto il link in descrizione. Quindi, cosa ho pensato per Vanessa? Non un solito scherzetto banale da bambini, ma uno scherzo che le farà tremare le gambe. Guardate un po' cosa ho fatto. Ragazzi, non ho fatto altro che inventare un finto account Gmail nel quale mi fingo il manager di Sara Esposito. Ma perché proprio di Sara Esposito? Perché Vanessa è follemente innamorata di lei. Pensa a lei tutti i giorni e spera di incontrarla tutte le volte che usciamo di casa. Quindi, con la complicità di Anastasia, dovrò riuscire in questo scherzo e farle credere che il manager di Sara Esposito ci ha chiesto una collaborazione proprio con lei. Secondo voi, ragazzi, Vanessa ci crederà oppure capirà che è uno scherzo? Sicuramente Vanessa mi chiederà il motivo per cui io stia girando un video e dovrò quindi inventarmi una scusa. E stavo pensando di dire sia Vanessa che Anastasia che voglio chiudere il canale YouTube e che questo video quindi è l'ultimo video che vi dedicheremo e poi non ne faremo più. Vediamo come la prendono sia Vanessa e Anastasia e poi partiamo con lo scherzo con Sara Esposito. Ok, cucciolini, Vanessa e Anastasia sono a casa, sono tornate da scuola. Adesso dovrò parlare con Anastasia che forse sta entrando. Ani? Vieni, vieni. Dov'è Vanessa? Non lo so. Allora, Anastasia, come ho anticipato a Vanessa quando è uscita da scuola, sto girando questo video per un motivo, ok? Sì. Oggi ho parlato con papà. E adesso quando arriva Vanessa vi spiego un po', va bene? Una cosa. Bella brutta. Per me è bruttissima, però penso sia la decisione giusta. Ok? Già è una giornata un po' triste per me perché ho fatto questa scelta. E in più mi si è rotta la Osmo. E vai, senti, sai che non mi si accende più? Senti quanto è bollente? Adesso la devo rendere. Continua ad andare in escandescenza, non riesco a capire, non mi si è più accesa, ho chiamato Amazon perché l'ho presa su Amazon e adesso mi rimborsano la spesa e ne compro un'altra, eh? Come ha fatto? Come ha fatto non lo so, non si è più accesa. Dov'è la cosa? E la batteria l'ho ritirato tutto dentro la scatola perché la tenevo come un gioiellino. Penso di non avere scatole originali di niente, tranne di questa perché la amo, l'ho abbandonata. Comunque aspettiamo Vanessina, hai fame? Vuoi far merenda? Una cosa, dai. Quello che vuoi. Ah, ecco, ma ve lo voglio dire insieme quando c'è anche Vanessa. È molto bello. Allora, non è che è una tragedia, nel senso è una decisione che io ho fatto su questo canale. Che non facciamo più video su YouTube. Sì. Sono stufo. Perché? Per un po' di impegni miei personali. No. Lo so, Anastasia, però... Ma... Anastasia, ascolta, non è che ti devi arrabbiare, nella vita ci sono delle scelte da fare e in questo momento ho fatto questa scelta perché non sono più sicura di portare avanti il canale. Amore, ascoltami, io però questa qua la devo rendere, non devo rendergliela smontata, l'ho tenuta bene. Amore, non piangere, dai. Faremo altro magari più avanti a settembre quando torniamo dalle vacanze. Dai, amore, non piangere. Ho dato la notizia ad Anastasia, te lo dico anche a te, perché tanto voglio chiudere il canale, sto facendo l'ultimo video, perché ne ho parlato anche con papà e non basta. No, dai, non è vero. Sì, è vero. Adesso tu mi fai ridere perché lo sapevo che tu non ci avresti creduto. Sì, è vero. Vanessa, dai, lo sai anche te. Non è vero. Che è una cosa a cui stavo già pensando. Va bene. Ani... No, amore, non piangere. No, è vero, basta, ho delle esigenze diverse e quindi basta. Per adesso basta, ci facciamo l'estate in pace e poi a settembre vediamo. E allora devo salutare i miei compagni. Devi? Devo salutare i miei compagni. Ah, dobbiamo anche salutare quel bimbo che ha incontrato la nonna, ricordiamocelo. Vai, salutalo, Alessandro. Alessandro. Che ha incontrato la nonna. Che era al supermercato. Al supermercato ed è di Novara, ok. Poi saluto i miei compagni, Nicolas, Diego, Chloe.
perché Chloe la voglio salutare io, Mia anche, la Mia, piccola Mia, Bianca, insomma tutta la classe, Gaia, tutti, tutta la classe, perché oltretutto tu poi l'anno prossimo dove vai? Alle medie. Vedi Vanessa, avremo altri impegni, tu inizierai le medie, non sappiamo se riusciamo a portare avanti il canale, però a settembre poi ci ripensiamo, ok? Ti dispiace? Dimmi la verità, ti dispiace davvero? Amore, è arrabbiato la mia bimba. No, amore. No, non ti arrabbiare. Ehi, non ho detto per sempre, magari poi a settembre cambia idea. Tu devi salutare qualcuno? No. No, amore. No, cucciolo. Va bene, fate merenda adesso, dai, poi ne parliamo, ok? Ragazzi, con la complicità perfetta di Anastasia, lo scherzo sta procedendo per il meglio. Amore, tranquilla. Ha acceso la TV, sta guardando la TV e secondo me non ci sente. Tra poco, Anastasia, ti svelo una cosa importantissima. Allora, guarda un po' qua cosa c'è scritto. Leggi. Un giorno sono meno gente, sono sposato da povera. Attentamente non so più bene leggere. Insomma, praticamente Anastasia, io ho creato un account finto di Gmail e mi sono finta il manager di Sara Esposito. E cosa ho fatto? Praticamente mi sono poi mandata una mail e ho chiesto, facendo finta di essere il manager, a noi se vogliamo collaborare con Sara. Quindi tu e Vanessa, quando io farò vedere questa mail a Vanessa, tu devi assolutamente essere convincente, non devi ridere, perché lei dirà sicuramente che è finto. Ma noi dobbiamo essere super convincenti. Tu mi devi dire, va bene mamma, se non vorrà farlo lei lo faccio io, ok? Collaborazione con Sara, va bene? Dai, adesso finisci, amore. Vanessa, cosa ne pensi? Ne parliamo? No. Perché? Sei arrabbiata? Sei contenta? Vorrei sapere cosa ne pensi. Vorrei capire cosa fare, bene, 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 no? Parlandone anche con voi. Perché... Devi aprire. Ma non è che l'ho chiuso, che l'ho eliminato. I canali su YouTube non è che si eliminano, non si portano più avanti. Ma non è che si elimina il canale, completamente. Alzare il mio compagno. Vado di là. Vai di là, però poi ne parliamo, eh. Vuoi salutare il mio compagno? Mm. Chi è il tuo compagno che vuoi salutare? Si chiama Anza. Anza. E un altro, Brian. Ok, va bene, salutiamoli adesso che poi non li credo salutiamo più. Credo che un Brian l'ho già salutato un po'. E anche stasera sta iniziando a piovere, tanto per cambiare. Amore, andiamo a chiamare Gasper, sei preoccupata perché Gasper l'abbiamo appena fatto uscire. Andiamo a chiamarlo? Sì, ho visto qua adesso. Però. Chi Gasper, nella dispensa? No, fuori, qua davanti. Ah, andare. Dai. Gas? Gasper, eccolo lì. Vieni qui che piove. Dov'è? È lì, dietro la macchina di papà. Mm. Vieni. Vieni. Andiamo, Gas. Andiamo. Non devi andare là. C'è il cagnone. Dai, vai dentro. Che inizia a piovere, vai dentro, sta piovendo, vai, vai dentro. Bravo, amore. Brava, Vani. Andiamo dentro. Lui aspetta me. Dai, dentro. No, amore, dai che piove, poi ti viene la bibiti e ti viene il raffreddore. È andata male stasera. Sei uscito tu ed è iniziato il temporale. No, amore. Cioè, stasera come tutte le altre sere del resto, perché quest'anno la primavera non si vede, passeremo subito all'estate. A few moments later. Anastasia, andiamo. Quando andiamo su da Vanessa, guardami bene, non devi ridere. Anastasia, devi essere eccitata, scioccata, incredula, ma non devi ridere, ok? E se lei dice non ci credo, tu mi guardi e mi dici va bene mamma, se lei non ci crede lo faccio io con Sara, va bene? Ok. Ok. Oh mio Dio, Anastasia! Ani! Cosa? Oddio! Non ci credo. Guarda cos'è arrivato. Leggi. Sara manager. Ma mi è arrivato 2 giorni fa, non me ne ero accorta. Buongiorno, sono il manager di Sara Esposito dopo aver attentamente visionato il suo canale YouTube e il profilo Instagram di sua figlia Vanessa, le scrivo per proporle una collaborazione tra Sara, Luca, Vanessa e Anastasia.
Le spiegherò tutto nel dettaglio se sarà disponibile ad accettare la nostra proposta. Ma... Cordialmente. Se me la sono inventata. Manager Milano. Andiamo? Mi raccomando, andiamo? Vai, Vane! Vane! Vai su! Vane! Vane! Guarda che è in camera di qua, Oh, Vane! Vane! Cioè... alla faccia della chiusura del canale, io non mi sono accorta che 2 giorni fa mi è arrivata una mail. Guarda. Allora, mi sta battendo il cuore fortissimo, giuro. Vane, l'hai letta? Hai capito cosa c'è scritto? Madonna, c'ho il cuore nello stomaco qui, te lo giuro. Adesso stavo guardando le mail di Amazon per il rimborso, per il reso. Vane, che facciamo? Oddio, secondo me è stato quello lì. Madonna, Vane, mi sto per sentire male. Che facciamo? Ma gli rispondo o facciamo finta di niente? Io mi imbarazzo un po' davanti a queste cose. Ma tu hai notato se sul suo account deve fare qualcosa di nuovo? Magari Luca, qualche prodotto da sponsorizzare, non capisco. Comunque tu sei arrivata a 39,6, eh? No. Lasciamo stare? No. Proviamo? Gli rispondo? Sì. E che cosa gli rispondo? Inizio dicendogli intanto la ringrazio per la proposta. Di cosa si tratta? Boh, vediamo cosa rispondono, ok? Sì. Provo? Mamma mia, che bello. Madonna, questa retta con Luca, quel pazzo. No, non ce la posso fare. Chi? Però io li voglio fare con loro, perché a me piacciono i video che fanno loro. Madonna, vale, ma se sarà, cioè, non lo so. Non si mette il mi piace? No, non si mette mi piace nelle mail, mi piace si mette. Un cuore. Cioè, hai messo mi piace? Ah, si possono mettere queste cose nelle mail? Allora, facciamo così, gli rispondo, vediamo se mi rispondono magari domani, un altro giorno, che ne so, mi batte il cuore, c'ho il cuore qui, ti giuro, ma perché sai che io sono un po' ansiosa, no? Un pochino, giusto tanto così, in generale nella vita sono ansiosa. E quindi mi emoziona? Te no, te ne frega niente. No, sì, no. Però? Però, non lo so. Cioè, no, se l'idea che tu possa fare un video con loro non ti emoziona, cavoli, parli di Sara dalla mattina alla sera, sei andata a Milano in gita sperando di incontrare loro, no? Non so, non ci credi? Sei incredula. Allora, io provo a rispondere, vediamo cosa mi dicono, ok? Allora, io ho mandato la mail e aspettiamo che ci risponda, ok? Tu cosa stai giocando, Brookhaven? Sì. Ok. Andiamo a finire di studiare, amore. Sì. E a questo punto del video mi è sorto un dubbio. Vanessa ci sta credendo davvero oppure crede che sia uno scherzo? Scopriamolo insieme. Mamma, una cosa però, ha detto che lo dicesse compagno. Ma secondo te ci ha creduto? Allora, io non la capisco Vanessa, se ci crede o non ci crede. Rimane sempre impassibile quando parli con lei, non riesce a capire se crede alle cose. Allora, secondo me non ci crede fino in fondo e mi ha detto appositamente che lo dice ai suoi compagni per vedere la mia reazione. E io gli ho detto certo, diglielo. Poi mi ha fregata dicendomi che il suo manager è di Torino, io questo non lo sapevo. Ma tanto dopo gli dobbiamo dire che non è vero. Che è uno scherzo, ok? Era vero. Sì, comunque non è bello fare gli scherzi a Vanessa, non crede a niente, ma non c'è gusto. Allora, Ani, dobbiamo andare a dormire? Non urlo perché Vanessa è nell'altra stanza qui. Mi sono mandata la mail con su scritto che mi sarebbe tanto piaciuto che fosse vero, ma che è solo uno scherzo e che sono io, mamma Romina, ok? Andiamo a dirglielo. Allora, Vane, mi è arrivata. Apri. Vanessa, mi piacerebbe tanto, forse è vero, ma solo... Vai solo?
Amore! Amore! Ci avevi creduto! Dì la verità! Sono stata brava! Ci avevi un po' creduto! Però noi facciamo così! Eri contento, amore. Facciamo un appello a Sara. Sara, se ci sei, batti un colpo. No, dai, sto scherzando. Vabbè, dai, amore, era solo uno scherzetto. Ho inventato tutto io, anche la mail nuova. Ma chi l'ha fatta fare? Io l'ho fatta. L'ho inventata io, l'ho creata e mi sono mandata le mail da sola. Perché mi sono messo Esposito? Perché a te non piace Sara Esposito, vero? No, sì, che mi piace, però devi mettere una voce di qualcun altro. Cioè, non è lei il suo... Però era il suo manager personale. Perché sei questo non lei. Sono rimasto male, amore mio. E chi lo sa, magari un giorno... Uno scherzetto anche quello del video. Ah sì, infatti. Cioè, è tutto uno scherzo questo video, Anche Ma certo. Ma lei ha pianto. Lei ha pianto perché stavolta è stata bravissima. Stava facendo finta? Sì. Hai visto com'è stata brava? Non sì. Non sto facendo finta. Allora all'inizio lei non lo sapeva. No, poi me l'ha detto pianto veramente, ma poi dopo ho fatto finta. All'inizio quando è scoppiata a piangere non sapeva che era uno scherzo. Poi però io l'ho detto, sì infatti era troppo, sarebbe stata troppo brava a recitare. Poi però io l'ho detto, gli ho detto continua a fingere di piangere, continua così e che stai andando bene. Quindi avevi creduto anche a quello? Allora te sei proprio strana, veramente. Tu veramente non esprimi le tue emozioni, rimani impassibile, fredda, che non si... Vedi che te l'ho detto prima, non si capisce se Vanessa finge, non ci crede, oppure ci crede ma non esprime... Non esprimi i sentimenti, Vanessa, ti dovresti lasciare un pochino andare di più. Cioè, se ti viene da piangere, piangi, se ti viene da ridere, ridi. Devi lasciarle andare le tue emozioni, non ti si capisce, mandi in confusione le persone. Ecco, esatto. Va bene, allora concludiamo questo video bellissimo. E salutiamo i nostri cucciolini, salutiamo anche Sara, dai. Salutiamo Sara Esposito, Zerbi, Zerbi a mami e Zerbi a papi. Un bacione, ciao. È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo di male. Presto Anastasia, corriamo giù.